Mi chiamo Daniele Basso, sono un artista che indaga soprattutto attraverso l'arte la coscienza e l'identità singola e collettiva. Utilizzo l'arte per porre delle domande con i miei lavori e fare in modo che le persone in qualche modo provino a darsi delle risposte. Il mio percorso professionale, che è finito per essere un percorso che mi ha condotto all'arte, è un percorso di ricerca di senso. Ho attraversato diversi mondi, ho lavorato nella moda, nel design, nella comunicazione prima, sono lavorato in economia, insomma ho fatto un percorso veramente particolare con come sfondo sempre la passione per l'arte. Io riconosco nello specchiarsi un valore altamente simbolico e un grosso potere in termini di comunicazione, qualcosa che ti coinvolge e ti rende protagonista di quello che vedi, ti obbliga a entrare in relazione con te stesso. Specchiarsi è qualcosa che tu fai a cavallo, che fai in privato per creare la tua immagine pubblica. La piega rappresenta in maniera fisica il cambiamento, la materia che prima va in una direzione, accade qualcosa e prende un'altra direzione. Noi siamo un insieme di pieghe, quindi il mio tentativo è quello di descrivere queste pieghe, che peraltro cosa sono? Sono le decisioni, i fatti che ci accadono, come reagiamo. Il blu fondamentalmente è un colore estremamente profondo, in qualche modo sfuma le forme. Da lontano gli oggetti blu, questo particolare tono di blu che utilizzo, perdono la loro fisicità e diventano l'idea di loro stessi. Poi avvicinandoci invece si fa un percorso di riconoscimento dei particolari, di riconoscimento della forma, e quindi in qualche modo è un esercizio per la mente. Ci sono temi che mi sono caduti addosso, per esempio la ricerca che ho fatto per Plis de la Vie, no? Che è una ricerca sul cambiamento, è una ricerca sul concetto di crisi, è legata a quando è mancata mia madre, e di conseguenza per forza sviluppi così una forma di affetto maggiore. Poi ci sono opere per le quali invece sviluppi un affetto che è dato dalla grande opportunità, non so, il lavoro per i 100 anni di Coca-Cola, dove ho interpretato i 100 anni della bottiglia Contour, che è il simbolo un po' così del brand, che è stato poi presentato all'Expo e adesso inserito nella collezione permanente del Museo di Atlanta. Lì c'è un affetto legato alla grande opportunità di vivere un'esperienza così globale. Noi abbiamo tendenza a considerare la maschera come uno strumento con il quale si nasconde qualcosa. In realtà non è soltanto quello, cioè con la maschera ci si protegge, ma attraverso la maschera si costruisce anche la propria identità. Si lavora per ottenere dei risultati. Pensa, per esempio, alle band musicali. Sono tutte delle maschere, no? Che però ti possono anche permettere di lanciare messaggi positivi, di costruire qualcosa, di costruire la tua identità, la tua riconoscibilità nel mondo. Vertical Reflection è un progetto nato nel 2015 negli Stati Uniti con una mostra a New York. L'intenzione è quella di descrivere il processo di sviluppo dell'uomo attraverso le due linee base, orizzontale e verticale. Quindi partendo da questo presupposto io ho voluto interpretare e ragionare su come il processo di sviluppo di una persona. Ho individuato tre momenti topici. Uno che è un po' caotico, che è quando uno è giovane, assorbe un po' tutte le informazioni e restituisce alla società fondamentalmente un colore. Questa parte di progetto è stata sviluppata con il feltro, con un materiale affettivo molto morbido. Quando si è pieni di informazioni, cosa capita? Che occorre scegliere, non tutte le informazioni le dobbiamo tenere per noi, bisogna scegliere. Scegliendo ci si espone e si impara a scegliere con coscienza. E come si impara? Attraverso le esperienze, che sono delle prime bastonate della vita, ridendo ma anche sul serio. E quindi c'è stata una volontà di abbinare, accostare al feltro il legno, che è il materiale dell'esperienza, un materiale che cresce nel tempo, che vive, che si sviluppa, e questa vita, questo sviluppo tu lo vedi nelle linee che il legno genera con la sua materia.
Quindi questa grossa parte del progetto l'ho esplorata con delle sculture che sono a muro, sono delle sculture che vengono viste in verticali e che si riflettono in queste lastre in acciaio, dove tu sei in qualche modo partecipe perché vedi la tua figura riflessa, ma in qualche modo sei anche spettatore di qualche cosa che accade all'interno di questa superficie. Boogeyman è l'interpretazione dell'uomo nero anglosassone in maniera un po' ironica, nasce dal nulla, si sviluppa a mille facce perché la paura non è singola, è multipla, ma poi all'interno è vuoto perché è inconsistente. Purtroppo noi, attraverso l'esperienza, a volte la paura la trasformiamo in qualcosa che si proietta nel futuro, cioè noi proiettiamo le nostre esperienze nel futuro e la paura ci blocca, perché non siamo più concentrati sul momento, siamo concentrati a immaginare quello che accadrà. Questa operazione ci porta da un lato a perseguire quello che non vorremmo che accadesse, perché quando tu inizi a rivolgere la tua immaginazione verso qualcosa, in qualche modo tu inizi a dirigerti verso questa cosa, e dall'altra perdi la percezione del presente, quindi in qualche modo scegliere con paura non è una cosa saggia.